Bentrovati amici del Corriere Salentino, siamo in compagnia del capogruppo UDC alla Regione Puglia, Salvatore Negro, bentrovato. E con lui ci ritroviamo all'interno del congresso cittadino dell'UDC. Carmelo Isola sarà il segretario, il coordinatore insomma dell'UDC leccese, ha già lavorato tantissimo. Ma l'UDC come si prepara alle elezioni politiche? Il momento è difficile e soprattutto cresce l'onda degli attivisti del Movimento 5 Stelle e sembrano tutti un po' preoccupati da questo. Beh, c'è questa novità in un certo senso determinata dagli stessi partiti che in questi anni hanno evidentemente fatto dei gravi errori. L'errore maggiore è stato quello di espropriare il popolo del diritto di scegliere la persona che deve andare a rappresentarli in Parlamento. Questo è stato un errore gravissimo che non solo ha fatto allontanare il cittadino dalla politica, ma anche gli stessi militanti, tanti uomini e donne che frequentavano i partiti e che erano impegnati diciamo, nella vita pubblica, si sono sentiti traditi da questo che io definisco appunto esproprio, e quindi man mano si sono allontanati e per reazione, penso, la gente, bisogna anche capire. Il Movimento 5 Stelle è un segnale forte, di protesta, ma insomma ci sono anche dei programmi piuttosto duri, no? Che sono un po' in antitesi con quello che pensa Casini, che vorrebbe un Monti bis. Ma riuscirete in questo intento a mettervi d'accordo col centro-sinistra a livello per esempio nazionale oppure no? Ma il presidente Casini con estrema chiarezza, perché ecco, bisogna ammettere, è uno dei pochi che usa il linguaggio della chiarezza, esprime le cose come stanno. Lui dice: è inutile prenderci in giro, tanto non si sa chi vincerà, ma bisognerà fare un gruppo a sostegno di Monti. Questa sarà la verità. Lui, diciamo, con estrema chiarezza denuncia qual è la realtà. Cioè, la realtà è di un paese polverizzato nell'entità dei partiti. I sondaggi di questi periodi sono chiari: nessuna aggregazione, nessuna coalizione che sta per proporsi alla guida del paese sembra possa riuscire a superare il 30%. Ora non si può pensare di governare un paese nelle difficoltà economiche attuali, che sono di una gravità eccezionale, forse mai così gravi dalla dopoguerra fino ad ora. E quindi noi pensiamo, il presidente Casini pensa, che non può una coalizione che si può avvicinare al 30% governare un'Italia con tutti questi problemi. Quindi c'è bisogno di una grande coalizione. Io devo ricordare che lo stesso presidente Casini questa idea l'aveva lanciata sin dal 2008, cercando proprio di mutuare l'esperienza tedesca, e che a volte noi, ecco, così dimentichiamo, sembra passato un'eternità, invece qualche anno fa la Germania ha fatto la stessa esperienza, ha unito i conservatori e i socialdemocratici. Sì, ma con chi vi dovrete unire? Con la sinistra? È possibile? Ma questo? Noi abbiamo detto in tante occasioni, e lo stiamo già praticando in tante realtà, che loro non ne vogliono sapere di Monti. No, noi pensiamo di poter mettere un programma, cercare di governare con il Partito Democratico, con i progressisti in più generale, e non solo con loro, perché pensiamo anche di poter raccogliere intorno alla nostra proposta, ecco perché va ampliata, diciamo, la nostra offerta, anche quella parte che io ormai definirei dell'ex PDL, perché ormai si può parlare di ex PDL, che hanno radici comuni con noi dell'UDC, che sono quindi i popolari, che si... Anche se confitto ci sarebbe qualche problemino, forse no, qualche problema in meno con, no, con quell'altra area, Quagliariello eccetera. Guardi direttore, non è questione di uomini, né noi in politica non bisogna neanche pensare ai problemi personali. Io poi personalmente non ho alcun problema né confitto né con Mantovano, per dire i personaggi più, diciamo, significativi del PDL leccese, quindi non né io né il
nostro coordinatore provinciale, quindi anzi a livello umano, a livello personale c'è grande amicizia. C'è stato amicizia. Un avvicinamento di Fitto che ha parlato ai suoi uomini di una possibilità di cercare l'UDC in una riunione qualche tempo fa. Io non so di questa, di riavvicinarsi in qualche modo. Io non so di queste riunioni, ma io posso soltanto dire che credo che anche l'onorevole Fitto, ecco, sia in sintonia con il presidente Casini, cioè nel cercare di dare al cittadino italiano un'offerta partitica diversa, cioè un'aggregazione di moderati veri che abbia come bussola, diciamo, il Partito Popolare Europeo. Che poi fra Casini e Fitto c'era una vecchia amicizia. Sì, vabbè, certo, vabbè, sul piano, potrebbe rinascere questa vecchia amicizia. Sul piano personale io penso non è stata mai spenta. Quindi, perché, ripeto, noi distinguiamo il rapporto personale, amichevole, con quello che poi è stato e oppure sarà un rapporto politico. Adesso però Berlusconi forse dovrebbe uscire di scena, forse. Se, perché qua bisogna mettere, quando si parla di Berlusconi bisogna mettere sempre un condizionale. Mai nulla è sicuro. Perché ci ha abituati in questi anni a modificare le posizioni dalla sera alla mattina, anzi da un'ora all'altra. Quindi, ma se Berlusconi veramente uscirà dalla scena o farà altre strade diverse. Però intanto Fitto sta con Alfano, da quelle, già chiarito. Ecco, che può fare o potrà fare Alfano, Fitto e tanti altri autorevoli personaggi del PDL, io penso che un discorso nuovo in Italia però intanto in Puglia, si possa fare. In Puglia fate le prove con il PD intanto, però continuate a flirtare. Il futuro candidato sarà Emiliano, non è escluso che insomma l'UDC lo sostenga. No? Ma adesso è prematuro parlare. Però di D'Alema già ne parla, D'Alema. Sì, insomma. Ma sono quelle battute che voi giornalisti costringete, diciamo, a fare o a farci. Ma lei costretto la farebbe una battuta su Emiliano, mi piace Emiliano. Io no, dire. io sono abituato, io anche in regione continuo a dire che poiché sono un, sono rispettoso delle leggi e la legge dice che il Consiglio regionale la legislatura dura fino al 2015. Gli dice si vedrà dopo, io, ecco, non si sbilancia. Non metto niente così in discussione prima del che accadano. Però Emiliano comunque sta preparando il terreno all'UDC, da sempre. Emiliano sta preparando il terreno, ha questa, lo ha già espresso tante volte, a questa sua legittima aspirazione. In giunta c'è l'UDC. Ma ci sono tante persone altre che aspirano allo stesso. Ma nessuno con la forza mediatica di Emiliano, per il momento. Questo è da vedere al momento della, diciamo, al momento del bisogno. Lei intanto continua a bacchettare Vendola. Cioè, Vendola pensi alla Puglia. Ma io bacchetto Vendola, ecco, la delusione profonda che ho avuto e che ho dal presidente Vendola, al di là degli aspetti politici o della, e questa sua, arbitraria decisione, cioè quella di scippare, ecco, uso anche qui questo termine, il popolo pugliese del diritto di avere un'amministrazione stabile che pensi esclusivamente ai problemi della Puglia, perché la sua aspirazione, che come ormai tutti sanno, hanno scoperto, risale ai primi giorni, alle prime settimane della sua elezione, e allora qualcosa non funziona in un rapporto corretto col cittadino quando si chiede il voto. Lei, cioè, lui è contento del governo di Vendola, dal punto di vista della sanità, per esempio. Volevo finire questo concetto, poi ritorno anche sui problemi. Lui, candidandosi, sapeva già di tradire l'elettorato. Perché è chiaro che una persona, un politico, non cambia idea in poche settimane. Se uno si candida a guidare la regione, a governare la regione o a guidare una città come sindaco, hanno il dovere, hanno l'obbligo di rispettare quel voto popolare e di assolvere appieno le funzioni. In questo, vedete, è un altro, questo comportamento, un'altra arma che si dà a Grillo, tant'è Grillo ha cominciato a contestare Renzi,
perché anche lui che faceva il sindaco di Firenze non si concentra sulla sua città, e sono convinto che quanto prima, dopo Renzi, passerà anche a Vento, ad attaccare perché Vento. Questi comportamenti danno adito all'antipolitica. Certo. E in chiusura, lei è contento del governo Vendola? Ma dal punto di vista della sanità, molte promesse? Noi abbiamo fatto, noi siamo stati quelli che, perché rappresentiamo un'opposizione costruttiva, abbiamo detto all'inizio, i provvedimenti che sono nell'interesse dei pugliesi li voteremo. Abbiamo votato il piano di rientro nel 2010, a fine 2010, perché credevamo, e abbiamo avuto anche conferma in questo, che solo votando il piano di rientro avremmo evitato il commissariamento, certo, che sarebbe stata un'ulteriore mazzata per la nostra regione. Però quel voto che noi abbiamo espresso di fiducia nel 2010 poi non è stato rispettato da Vendola e dal suo governo, tant'è che nel piano di riordino ospedaliero noi abbiamo votato contro perché non sono state rispettate le premesse del piano di rientro. Poi non si è attuato nulla di quello che si è promesso alla gente. Ricordo che sono stati chiusi gli ospedali come previsto dal piano di rientro, ma il piano di rientro prevedeva che a ogni chiusura ci fosse stata una riconversione, certo, immediata, case della salute, residenze sanitarie assistite. Tutto questo, e chiudo, non è avvenuto e per noi è chiaro che è un motivo di forte critica. Un'ultima domanda riguarda l'università. Lei ha fatto un'interpellanza a Vendola, ha chiesto che cosa sta succedendo nell'Università del Salento e soprattutto ha parlato del conflitto di interessi, del presunto conflitto di interessi del rettore, delle consulenze che ci sono state. Come si è risolta questa faccenda? Il rettore ha dato alcune delucidazioni, la soddisfano oppure no? No, guardi, io intanto approfitto per ricordare la memoria del compianto Gino Rizzo, il preside, cioè il rettore, magnifico rettore dell'Università di Lecce, che ha dato veramente lustro alla nostra città, alla nostra università. E purtroppo non stiamo vivendo quei gloriosi periodi. Oggi l'università è oggetto di qualche eccessiva confusione e critica. Però c'è una dura battaglia sindacale anche in corso. Sì, c'è appunto, sono tutte le parti che sono in battaglia, non solo quella sindacale, ma anche fra gli stessi docenti. Ci sono ormai Guelfi e Ghibellini. Una situazione di guerra fredda, che non dà sicuramente lustro all'università. Io ho fatto quell'interrogazione, ancora non ho avuto nessuna risposta. Perché io l'ho fatta al presidente Vendola e all'assessore al diritto allo studio e all'Università Alba Sasso. Quindi a tutt'oggi io non ho avuto risposta. Io non presumo al momento nessun conflitto, nessuna responsabilità. Attendo. Però sente puzza di bruciato. Dica la verità, sente puzza di bruciato. Io non vedo chiaro e poiché ho il dovere, come consigliere regionale, di fare chiarezza su tutti quei rapporti che la regione ha con l'università in termini di finanziamento. E quindi sulle consulenze, allo studio di cui era fondatore il rettore. Quindi ho sentito il dovere di conoscere, e mi aspetto a breve di avere chiarimento, di conoscere tutte le consulenze, come sono state. Però il rettore dice che questa attenzione della politica è perché ci sono degli interessi, magari sugli appalti, su varie cose, perché la politica vuole metterci il naso, l'appalto per le pulizie, insomma. Io non ho mai parlato con il rettore né con nessun altro membro del Senato, docenti dell'Università di Lecce, e chiunque può attestare questo, di questi problemi, anzi addirittura non conosco né l'entità degli appalti né i tipi di appalti, non mi interessa proprio, sono proprio avulso da queste questioni. Io ho fatto un'interrogazione perché ho visto che sulla stampa, i mass media hanno dato tanto risalto a queste vicende che facevano sentire puzza di bruciato. Per forza bisogna fare chiarezza. Benissimo, mi auguro che la risposta sia chiara, che nessuno abbia fatto, abbia abusato dei propri ruoli. Sarò il primo ad essere contento e mi auguro pure che se ci si fa questa chiarezza ritorni la tranquillità, la collaborazione dell'università. Grazie, arrivederci. Grazie, buonasera.